Rientriamo, io ci provo a piazzarla! Tutti in piedi! Tutti in piedi, 1-0! Ragazzi, guardate il video fino alla fine. Mi raccomando, guardatelo tutto e raggiungiamo i 7000 mi piace per questo episodio. Io vi lascio al video, buona visione, bella! Ciao a tutti ragazzi, qui è GioiaTraniassante, ben ritrovati nel mio canale. Oggi siamo qui tornati con l'episodio numero 11 con la carriera giocatore con il Benevento su FIFA 18. In questo video che cosa faremo? Andremo avanti nel calendario, giocheremo la Supercoppa contro la Juventus e vedremo se cambiare squadra o se restare un altro anno nel Benevento. Vi anticipo subito che non ho richiesto il trasferimento alla società, perché la mia intenzione è quella di fare un altro anno con il Benevento, ma di giocare solo la Champions League. Perché sinceramente altre 40 partite, 38 partite, quanto sono di campionato, non mi va. Quindi preferisco restare un altro anno nel Benevento e poi cambiare squadra al terzo anno. Però se nel corso del mercato ci dovesse arrivare un'offerta da una squadra importante come il Chelsea, come il Manchester City, Real Madrid, Barcellona, anche Napoli, visto che sono tifoso del Napoli, diciamo che potrei anche accettare. Quindi ancora non lo so. La mia intenzione è quella di restare nel Benevento, però mai dire mai, può succedere di tutto. Se arriva l'offerta giusta potremo anche lasciare il Benevento. Vi lascio con il dubbio fino all'ultima ora di mercato. Detto questo, andiamo adesso a giocare la partita contro il Benevento. Questa qui è la formazione. Sono anche curioso di vedere che acquisti farà il Benevento, perché vincendo lo scudetto avrà un budget molto alto a disposizione. Chi lo sa, speriamo di vedere Messi, Ronaldo nel Benevento. Comunque, questa qui è la squadra. Noi siamo 79 in coppia con il nostro amico Armenteros e noi ci vediamo in campo. Ci siamo ragazzi, le squadre sono in campo per il riscaldamento. Noi ci stiamo scaldando, il capitano è sempre il cinese. Anche Dybala sta facendo il suo riscaldamento. È una partita veramente molto tosta che voglio assolutamente vincere. Supercoppa italiana, le squadre sono in campo e inizia adesso Benevento-Juventus. Attenzione qua, Cherry titolare nella Juventus. Stiamo attenti, uno contro uno. Cherry col sinistro alla parata del nostro portiere. Non vedo Higuain, chissà se ha fatto turnover oppure se è stato venduto. Cherry ancora e blocca il portiere. Attacca ancora la Juventus, siamo partiti male. Bernardeschi la mette giù per Cherry, che sta prendendo ogni pallone. Cherry col destro, palla fuori. Cherry appoggia per Dybala, le finte. Spinazzola, palla sul palo. Come ci stiamo salvando? De Sciglio appoggia per Dybala. Dybala col destro, Dybala, palla sul palo ancora. E sono due. No vabbè ragazzi, non ci credo. Ancora la Juventus con Dybala. Io non posso darvi una mano, altrimenti mi cala la valutazione. 1-0 Juve. Adesso basta però, adesso basta. Cioè iniziamo a giocare. Abbiamo dimostrato di poter competere con queste squadre. Appoggiamo per Moi Gomez, il nuovo acquisto. Eccolo qua, Armentero sulla 2. 1-2, perché è troppo lungo? Troppo lungo! Col sinistro! Cosa ho sbagliato? Cosa ho sbagliato? Perché me l'hai fatto così, Armenteros? Me l'ha fatto troppo esterno e quindi da lì era difficile poi riuscire a segnare. Appoggiamo dentro, Armenteros. Vai di là, bravissimo, bravissimo per Jordan. Jordan, Jordan, mettila dentro, Jordan! Col destro, ribattuto! Cipsa, fuori gioco, era fuori gioco. Fuori gioco di Cipsa, attacco totale del Benevento. Dentro Parigini, fuori Ibe. Ma io non vedo Ciciretti. Non è che l'hanno venduto Ciciretti? Palla dentro, Bernardeschi, Costa l'ha recuperata, spazza via, finisce qui, perdiamo la Supercoppa. Peccato, peccato per quell'occasione sul passaggio di Armenteros. L'alzata non la voglio vedere, 6 di valutazione per noi. Tutti commenti positivi, 8 tiri a 3 e perdiamo la partita, mi dispiace. Abbiamo fatto un miracolo, abbiamo fatto letteralmente un miracolo in campionato ed era quasi impossibile ripetere questo miracolo e battere di nuovo la Juventus. La Juventus l'abbiamo battuta sia all'andata e sia al ritorno. Prima o poi dovevamo perdere. Rimane il rimpianto però per quell'occasione. Attenzione perché è uscito il girone di Champions. Benfica, Barcellona, Shakhtar Donetsk. Mamma mia ragazzi, che girone abbiamo preso. Un girone di ferro, perché non c'è nessuna squadra abbordabile. Anzi, siamo noi la squadra abbordabile. Barcellona, Shakhtar, Benfica. Mamma mia ragazzi, io me le voglio giocare. Io voglio fare un secondo anno in cui mi vado a giocare solo Benfica, Barcellona, Shakhtar, sia di andata e sia di ritorno. Mi dispiace ma sinceramente non mi va di andare a rigiocare altre 40 partite di campionato. Anche se sono partite importanti, sinceramente non mi va. Voglio vedere fin dove posso arrivare, fin dove riusciamo ad arrivare con il Benevento in Champions League e poi cambiare squadra al terzo anno. Nel frattempo fare sempre gli allenamenti per crescere ancora. Ultima ora di mercato, voglio vedere per curiosità gli acquisti del Benevento. Gomez e George, in tutto 12,2 milioni e nessuna cessione, quindi Ciretti non è stato venduto. A questo punto non ci resta che giocare.
giocare la partita contro il Benfica. Prima partita in Champions League nella storia del Benevento. Barcellona, Benfica, Shakhtar Donetsk e Benevento. Possiamo farcela secondo voi? Scrivetemi qui sotto con un commento se secondo voi possiamo passare questo girone. Noi siamo ovviamente titolari. Queste qui sono le maglie. Questa qui è la formazione 4-4-2 del Pinto 59, Ceravolo 72, George 69. Cos'è questa formazione? Dai, è uno scherzo. Andiamo a giocare. Come va va? Questa è la squadra e noi ci vediamo in campo. Ci siamo ragazzi, le squadre sono in campo. Non importa chi sono i nostri compagni, l'importante è vincere. C'è Ceravolo, va bene. E inizia adesso Benevento Benfica. Del Pinto, è perfetta per noi. Palla dentro per Ceravolo, vai Ceravolo, per favore appoggiala. È perfetta per Viola e palla fuori di poco. Con la deviazione, quindi è calcio d'angolo. Viola, palla dentro, Costa di testa sulla linea Patrick. Ci sarebbe arrivato il portiere però. Ci siamo ancora noi, Giorgia, allarga tutto per noi. È perfetta, ce la mettiamo sul sinistro. Rientriamo, io ci provo a piazzarla. Tutti in piedi, tutti in piedi, 1-0. Guardate cosa abbiamo fatto, guardate cosa abbiamo fatto. Col sinistro sul secondo palo, imprendibile. 1-0 Benevento e primo gol in Champions League per noi. Siamo infortunati, no, come? A terra infortunati, no, per favore, non adesso, non adesso. Mi sono rialzato, sto bene, non vi preoccupate, sto bene. Non dovrebbe essere grave però, Viola, dall'altro lato, per George. Guardami, non ci arrivi, palla fuori. Vediamo se siamo fuori oppure no, no, siamo in campo, grande. Di solito però mi toglie a fine primo tempo quando sono infortunato, è già successo. Rafa, palla dentro per Talisca. Occhio, Talisca col sinistro, con la manona Belek. Talisca, palla dentro dall'altro lato, Belek col pugno a rabuttare via questo pallone. Guardate lì, ma come stiamo difendendo. Dai ragazzi, ma che squadra abbiamo. Fine primo tempo, vediamo un po' se siamo fuori dal campo oppure no. Siamo fuori, simula il resto della partita. Mi dispiace abbandonare la squadra proprio in questo momento, ma che ci posso fare? Non posso giocarla io, potevo anche giocarla io comandando tutta quanta la squadra, ma non è giusto. Perdiamo 2-1. Non ci credo. Riposo forzato, non è niente. 5 giorni, ok. Solo 5 giorni. Avanziamo quindi nel calendario perché c'è la prossima partita contro il Barcellona. Noi dovremmo essere al 100%, infatti sì. Siamo in campo in coppia sempre con Ceravolo. Non capisco dove è andata a finire Armenteros. Forse se lo stanno preservando per il campionato. Non ne ho idea. Comunque, questa qui è la classifica 3-3-0-0. Giocheremo anche la partita contro il Barcellona in questo video. Marcello contro Messi, la sfida finale, la sfida per passare questo girone, perché non possiamo non fare punti neanche alla seconda giornata. Dobbiamo per forza farne almeno uno per sperare di farcela. Andiamo quindi subito a giocare Benevento Barcellona, una sfida che nella storia ovviamente non si giocherà mai. Queste qui sono le divise, questa qui è la formazione, noi siamo arrivati ad 80 e noi ci vediamo in campo. Ci siamo ragazzi, siamo qui in casa, seconda partita in casa di fila, perché anche col Benfica eravamo in casa. Questo significa che al ritorno ci saranno due partite di fila in trasferta. Mamma mia, sarà dura. E inizia adesso Benevento Barcellona. Non vedo Messi però. C'è Dembélé, Suarez, Messi non c'è. Occhio però, stiamo attenti. Palla indietro, Samper, e palla fuori. Mascherano, Suarez per Mascherano. Dai, ma che difesa abbiamo. Per fortuna che Mascherano non ha dei piedi buonissimi qua. E palla fuori. 15 minuti di assedio Barcellona, come era previsto ovviamente. Viola appoggia per Moigo. T'ho visto Ceravolo, non me lo sbagliare. Ceravolo col sinistro, palla fuori, ok. Dembélé spinge il Barcellona con Semedo, stiamo attenti. Semedo fino in fondo, Semedo la frenata, appoggia per Dembélé, Suarez, Camporese in qualche modo, Diolofeo, palla fuori. Ci stiamo salvando senza neanche sapere come. Attenzione qua, Cipsa recupera. Ceravolo appoggia per George, due di recupero, Ceravolo, George dall'altro lato, mettila. Quanto tempo ci metti a fare un cross? Calcio d'angolo, ci va Viola. Di testa non ci arriveremo mai noi. E fine primo tempo, 0-0 ancora. Riparte il Barcellona con Dembélé, è velocissimo Dembélé. Noi lo sappiamo molto bene, visto che ce l'abbiamo con il Milan. Calcio d'angolo, la vedo male, ragazzi, la vedo molto male. Calcio d'angolo, ci va Dembélé. Il portiere con i pugni, il portiere è fuori. Jordi Alba in qualche modo l'ha presa ancora lui. Da terra, come ci stiamo salvando? Calcio d'angolo, Dembélé questa volta la blocca. Ora guardami veloce. Però, veloce. Ma perché perdi 8 anni? Cipsa comunque. Moi Gomez si sono riposizionati adesso. Attacca ancora il Barça con Suarez. Non posso darvi una mano. Diolofeu, 1-0 Barça. Era questione di tempo, ragazzi. Era questione di tempo. Che vi devo dire? Jordan, Ceravolo, la perde. Dentro i B. No, ci stiamo giocando la Champions League con le riserve.
Dentro Messi, fuori di Olofeu. Messi, scambiamoci la maglia. Chipsa la recupera. Occhio che sono sbilanciati forse. Moi Gomez, per favore. Ceravolo, fallo bene. Un po' troppo lungo, l'hai fatto malissimo. Ceravolo, poi forse la recuperi. Niente. Se non riusciamo a sfruttare neanche queste occasioni, come facciamo? Recuperiamo palla intanto. Stiamo correndo come dei pazzi. Il cinese, guardami cinese che ci sono. Ok, palla dentro. Per Chipsa, fallo bene. Ceravolo, Ter Stegen. Cosa ha preso Ter Stegen? Jordan, metti dentro. No, non dovevi farla così. Messi recupera palla. E chi lo prende adesso? Chi lo prende? Messi batte dentro il portiere con i pugni. Vediamo se ci arriviamo noi. Niente. Jordi Alba, possesso palla. Guardate lì come giocano. Messi non la perde. Niente, ce l'ha attaccata ai piedi. Ancora il Barça. Munir, le finte. Da solo. Allontana via Chipsa. Ma non c'è nessuno. Due di recupero. Arbitro, puoi anche fischiare. Vediamo se c'è tempo. Niente, ancora loro. Non riusciamo a tenere palla. E l'arbitro fischia alla fine della partita. Perdiamo 1-0. 6.5 5 per noi, 7 tiri a 2, migliori in campo Chipsa. Guardate che faccia che gli hanno messo a Chipsa. E andiamo avanti. Avanziamo nel calendario perché c'è la prossima partita contro lo Shakhtar e c'è Armenteros lì davanti. Io vi lascio così, signori. Vi lascio così perché contro lo Shakhtar Donetsk andremo a giocarci tutto il girone, perché questa qui è la classifica. 6-3-3-0. Se vinciamo e riusciamo a scavalcare lo Shakhtar Donetsk, dobbiamo farcela. Il Barcellona gioca col Benfica, quindi il Benfica può perdere. Non è detta l'ultima parola, ma dobbiamo battere lo Shakhtar. E finalmente c'è Armenteros lì davanti con noi. Nel prossimo video quindi faremo tutte e quattro le restanti partite: Shakhtar Donetsk, Barcellona, Benfica e infine la partita ancora una volta contro lo Shakhtar. E poi cambieremo squadra a gennaio se siamo eliminati dalla Champions. Altrimenti andremo avanti e ci giocheremo gli ottavi. Io ci spero veramente tantissimo perché ci credo ancora. Fatemi sapere con un commento se ci credete anche voi. Mi raccomando, raggiungiamo i 7000 mi piace per supportare al massimo questa serie. Noi ci vediamo con un prossimo video. Bella!